non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, siamo finalmente su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale, sempre però in compagnia di un ospite, e questa mattina sono molto contento di avere accanto a me Daniela Proietti, che vado subito a ringraziare. Ciao Daniela, grazie per essere qui. Ciao, buongiorno, grazie soprattutto a te. Allora Daniela, io so che tu sei particolarmente emozionata, e lo sono anch'io in realtà, perché diciamolo fin da subito, noi due ci siamo conosciuti proprio grazie al podcast Liberamente, se non sbaglio. Sì, grazie a questa rete che tu crei e che è bellissima, perché permette un po' a tutti di portare le proprie esperienze. Infatti questa mattina diciamo sono contento di averti come ospite, perché tu sei un'ascoltatrice del podcast, ci siamo sentiti privatamente e dici: sai Matteo, una cosa molto importante è parlare della relazione che c'è tra mente e corpo. Quindi quello che faremo proprio questa mattina insieme con te Daniela sarà un po' rispolverare questo concetto, questo dualismo che tante volte è stato diviso, proprio spaccato in due, no? Da una parte c'è il corpo, da una parte c'è la mente, che non entrano mai in relazione. In realtà noi sappiamo perfettamente che è tutto il contrario, tra mente e corpo c'è tantissima relazione, tante volte ce la dimentichiamo, e quindi anche grazie a te questa mattina, appunto, dicevo, rispolvereremo un po' questo concetto per rimetterlo un po' al centro della nostra vita di tutti i giorni. Però prima di farlo, Daniela, ti volevo chiedere, insomma, visto che ci sono persone che non ti conoscono, aiutaci un secondo a capire chi sei, che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Allora, io per quanto concerne questo argomento, ho lavorato per 10 anni nel settore della posturologia e ho aperto anche una società che, insomma, aveva come focus il lavoro sul one-to-one, sulle problematiche posturali, con tutta anche una serie ovviamente di esperti che mi coadiuvavano, e quindi diciamo che mi sono occupata di rieducazione posturale per 10 anni. Adesso da un paio d'anni non lo faccio più, sono passata a un tutt'altro settore, ma la cosa, devo dire, che mi ha stupito è stata che ho potuto applicare tutto questo know-how, insomma, preso in 10 anni, in tutti altri settori della vita. Quindi come dicevi tu, ci sono, diciamo, questa connessione forte tra mente e corpo, che può essere intuitiva, ma in realtà poi non è così immediata da assorbire su di noi, sulla persona. Quindi io, insomma, mi sono appassionata tantissimo di posturologia e di connessioni tra la mente e il corpo, e ho lavorato, insomma, diciamo, anche con molti esperti che afferenti a vari campi che poi vedremo. Quindi certo. Questo è il mio background. Allora Daniela, mentre parlavi già ho fatto più caso alla mia postura in questo momento, e dato che io ti sei raddrizzato? Mi sono subito raddrizzato, mi sono accorto che stavo un po' storto, che senza volerlo, senza rendermene conto, la mia schiena era già un po' più curva, e parlarne già soltanto così, sentirti parlare già un po' mi ha riattivato nell'attenzione. E beh, il contesto fa tanto, tu sei sempre lì seduto al microfono, quindi come tutti, diciamo, i topi da biblioteca, tu magari non ti una biblioteca, però è vero, sono un topo podcaster, quindi sì, sei un topo podcaster, sei il bibliotecario 2.0. esatto, anzi 3.0. allora Daniela, vorrei andare subito un attimino a fare chiarezza, no? Perché anche noi prima di iniziare questa diretta abbiamo cominciato un po' in a chiacchierare, mi hai cominciato a parlare di come di posturologia se ne parla in tante forme diverse. Allora ti volevo chiedere di aiutarci proprio a fare un po' di ordine
ok? Anche perché so che in base al nostro tipo di problema, in base alla necessità che abbiamo, poi cambiano le figure professionali di riferimento o a cui fare riferimento. Allora ti volevo chiedere, quali sono le figure professionali principali che si occupano della nostra postura e che possono aiutarci a migliorarla? Allora, diciamo che farei intanto una macro distinzione tra le due aree della medicina, che sono quelle della medicina tradizionale e di quella non tradizionale. Quindi le figure sono completamente diverse, però devo dire c'è stata un'inversione di tendenza, cioè una, più che altro una nuova tendenza, soprattutto negli ultimi 10 anni, che ha visto collaborare queste figure e quindi come quello che fai tu, che crei una rete, diciamo che si è visto anche nella stessa figura professionale portare dentro anche quella, passare dalla medicina tradizionale a quella non tradizionale con molta collaboratività, o nella stessa figura professionale che si è aperta ad un mondo nuovo e completamente in opposizione, tra l'altro, perché le due medicine, tra l'altro, non sono fatte per comunicare, quindi parlano due lingue diverse, come se parlassero due lingue diverse, sono approcci completamente diversi. Però chi ha integrato la medicina non tradizionale nel proprio background invece tradizionale, adesso ha tutt'altro approccio e ha potuto aumentare il range of movement, diciamo così, delle proprie capacità anche di intervenire sul cliente, sul paziente. Ecco, quindi le figure di tipo tradizionale sono quelle che conosciamo tutti, sono gli ortopedici, prima di tutto, che vanno a lavorare sulle problematiche strutturali principalmente, e poi ci sono i fisioterapisti, i fisiatri, che invece intervengono sugli squilibri posturali più che sulla problematica proprio strutturale. E invece, per quanto riguarda la medicina non tradizionale, c'è la sfera ormai, insomma, ampiamente utilizzati, ci sono gli osteopati, i chiropratici, i kinesiologi e via discorrendo, però il mondo è sempre lo stesso, i due mondi prima non si incontravano mai e erano come la Roma e la Lazio. adesso siamo, diciamo che insomma, il mondo orientale è arrivato fortunatamente in presenza massiva anche nel mondo occidentale, e devo dire che, insomma, avendoci lavorato a stretto contatto, anche i medici tradizionali si sono un po' convertiti, è stata come una conversione, proprio come due religioni diverse, e hanno cominciato a collaborare, per cui tanti medici si sono anche formati con la medicina non tradizionale e quindi adesso si parla di medicina integrata. E la medicina integrata, per esempio, io ho collaborato con la Società Italiana di Medicina Biointegrata, sono leader in Italia, fanno medicina biointegrata da tantissimi anni, e finalmente queste loro competenze si sono integrate con la medicina tradizionale. Sai, Daniela, è interessante quello che stai dicendo, perché mi arriva come piano piano la medicina in generale poi si è aperta anche ad altre metodologie di intervento, no? E mi metto nei panni, faccio un po' l'avvocato del diavolo perché penso sia importante, mi metto un po' nei panni di chi banalmente avverte magari un mal di schiena, comincia ad avvertire un problema magari, no, alla cervicale, o insomma cominciamo a sentire qualche problema in senso proprio fisico. Secondo te qual è la prima figura professionale alla quale dobbiamo far riferimento? Chi dobbiamo contattare se abbiamo banalmente, tra virgolette, un mal di schiena? Allora, diciamo che cerchiamo sempre di indagare il nostro corpo, e questa è una delle prime cose che mi viene da consigliare, cioè che non è banale, perché entrare in connessione col proprio corpo è una delle cose che crea proprio quell'associazione mente-corpo, quindi questo non è banale, non siamo abituati. Noi andiamo a valutare il sintomo e poi ci rendiamo operativi e andiamo a cercare le figure. In realtà quel sintomo è appunto un campanello d'allarme, e bisognerebbe
riuscire a fare un'indagine su se stessi un pochettino più profonda. Però al di là di questo, quando diciamo compare qualcuno di questi sintomi anche basici, diciamo così, cioè non invasivi, non tanto problematici, possiamo sicuramente la prima cosa cercare un centro, cerchiamolo serio, insomma, che abbia delle caratteristiche che magari riusciamo a percepire come serie, dove fanno comunque una ginnastica posturale one to one, quindi individuale, dove fanno dei lavori individuali e dove ci cominciano a insegnare che cos'è la ginnastica posturale, che poi insomma adesso il termine ginnastica è, non andrebbe associato alla posturale, però ormai in gergo la chiamano tutti così e chiamiamola così, in realtà è la rieducazione posturale, certo. Però è così, diciamo che poi gli addetti ai lavori sanno di cosa si parla, per cui l'importante è trovare qualcuno che ci faccia delle sedute di rieducazione posturale secondo quei criteri messi in atto dai fondatori della rieducazione posturale, insomma, quindi l'importante è che applicano. Poi non, il cliente non può saperlo, quindi giustamente tu dici come facciamo a saperlo? Non lo sappiamo, per cui c'è poca consapevolezza, sicuramente poca informazione forse, e ci sono molte confusioni. Quindi di solito le persone vanno in palestra, però questo forse alle volte crea più danni che risoluzioni, perché certo. Non è detto, anzi è molto difficile che nelle palestre dove si fanno lavori di massa comunque e qualitativamente non sempre a livello adeguato, quindi insomma diciamo la palestra la eviterei per una questione di percentuali di sfiga, ecco. Però andrei in un centro a chiedere solitamente sono i fisioterapisti che fanno la rieducazione posturale o anche gli osteopati, meglio ancora. Io sono un po' di parte, quindi... Tu da chi andresti? Io andrei dall'osteopata, dai miei amici osteopati. Okay. No, però insomma diciamo che anche lì c'è un mare magnum, però sicuramente hanno un approccio più, ecco, olistico, il termine che forse spesso hai sentito. Certo. Dici che cos'è questo approccio olistico? Perché coniugano varie metodologie. Ok, mi colpiva quello che dicevi perché stiamo secondo me un pochino avvicinandoci, no, al concetto che c'è dietro alla connessione tra corpo e mente, no? E spesso e volentieri, no, anche in psicologia, in psicoterapia si parla di psicosomatica, cioè di come i vissuti emotivi, traumatici della nostra vita poi si manifestano attraverso problematiche fisiche. Ti volevo chiedere, secondo te, rispetto anche alla tua esperienza fino ad oggi, che relazione c'è tra la postura e le nostre emozioni? Enorme, inenarrabile. Sono tantissime le casistiche e come dici tu, come hai detto tu giustamente, vengono dalla psiche. Per cui nella fattispecie delle problematiche posturali, diciamo la cosa è bionivoca, quindi ci sono casi in cui vengono dalla psiche, ma anche la problematica strutturale incide sulla psiche, quindi la cosa è doppia, certo. È una doppia, diciamo... Ha un doppio canale, esattamente, però sicuramente l'incidenza della mente è fortissima, ma anche aggiungerei delle contingenze poi quotidiane in cui si vive, quindi ci sono tutti aspetti esterni da considerare, fattori esterni, chiamiamoli così. Però sì, per quello quando all'inizio ti dicevo che non è banale riuscire a capire il proprio corpo, ed è quello poi a cui sono arrivata dopo tanto tempo, dopo tanto che lavoravo comunque in questo settore, perché sì, la teoria, alla teoria ci si arriva, nel senso la studi, comprendi, ma poi applicarla sul nostro corpo è tutt'altra cosa. Quindi forse la prima cosa è
cercare anche delle attività che ci mettano in connessione col nostro corpo e, se fatta bene, se portata avanti bene da professionisti che sanno quello che fanno, la rieducazione posturale fa questo. Non se lo aspetta nessuno, questa cosa. Quando ti arriva un cliente che pensa di fare la ginnastica posturale, non si aspetta che poi andrà a lavorare sulla sua mente indirettamente. Mi arriva che senti proprio forte di voler sottolineare l'importanza e la distinzione tra la ginnastica posturale e la rieducazione posturale. Allora ti chiedo proprio direttamente: che cos'è la rieducazione posturale? È una forma di ginnastica? Sono degli esercizi fisici che dobbiamo fare, un po' come ce li possiamo magari immaginare nel nostro inconscio collettivo? Andiamo un po' in palestra, ci mettiamo col tappetino, con la palla, quella ginnica, oppure c'è dell'altro? No, non sono esercizi, cioè non li associerei alla sfera degli esercizi di ginnastica. Fermo restando che, se andiamo a vedere l'etimologia della parola, comunque stiamo muovendo il nostro corpo, quindi sì, di base diciamo c'è una connessione, però non la chiamerei ginnastica, perché in realtà le posizioni che si vanno a performare, diciamo, durante una seduta di rieducazione posturale sono innanzitutto statiche, direi così, passive. Non andiamo a creare una gravità sul corpo, ma andiamo a togliere la gravità dal corpo. Quindi la ginnastica solitamente lavora con la gravità, la ginnastica in senso lato, diciamo così. Quindi è già una grande differenza, cioè noi dobbiamo togliere la pesantezza al nostro corpo e quindi poi arriviamo alla parte mentale. Ok, allora mi hai messo proprio la pulce nell'orecchio, nel senso la curiosità, intendo dire. Ma qual è la posizione più famosa, o quantomeno quella basica, che potremmo magari anche, no, così neofiti, potremmo magari cominciare ad applicare anche nella vita di tutti i giorni, della rieducazione posturale? Il più famoso posturologo che ha gettato le basi della posturologia è Messier. E la posizione di base è quella della posizione Messier, della squadra di Messier, che diciamo adesso, devo dire la verità, è conosciuta, cioè insomma quando si parla di posturologia già c'è un'associazione con la squadra di Messier, questa. Okay. Non so se l'hai mai sentita, la squadra. No, la prima volta. In cosa consiste questa posizione? Semplicemente si sta sdraiati a terra, schiena a terra, si deve usare una parete, quindi ci deve essere una parete liscia davanti a noi, e si appoggiano le gambe alla parete, quindi si sta a squadra. Okay. Però ecco, anche lì c'è un mondo, non bisogna andare a 90 gradi, c'è tutta una, diciamo, una step by step, bisogna arrivare a poi ad una posizione, perché è come se noi stessimo in tiraggio con la squadra. Mm-hmm. E questa posizione, quindi, che impatto ha sul nostro corpo? Questa posizione va ad allungare le catene muscolari posteriori, che sono quelle che solitamente sono quelle più retratte nella nostra vita quotidiana, perché, come dicevi tu, noi ci chiudiamo e quindi ci ritraiamo sia a livello anteriore che a livello posteriore, e poi usando comunque gli arti inferiori, perché camminiamo e facciamo tutto con gli arti inferiori, la muscolatura degli arti inferiori è sempre molto retratta, e noi dobbiamo cercare di, la prima cosa da fare nella posturologia è cercare di riequilibrare le catene muscolari retratte, quindi contratte. Serve avere un tappetino per stare sdraiati, o si può fare direttamente sul pavimento di casa? Ma sì, diciamo, il tappetino sicuramente attutisce un pochettino di più, anche perché non è una cosa che puoi fare per un minuto, ci devi stare un pochino, quindi dopo un po'. Quanto deve durare questa posizione? Quanto deve durare questa posizione? Non c'è in realtà un goal, un obiettivo, però insomma la seduta in tutto di solito dura 50 minuti più o meno, però non si sta sempre nella stessa posizione, ovviamente, perché poi si addormentano anche gli arti. Si fanno vari, chiamiamoli esercizi
di allungamento, diciamo così, comunque si fanno delle incidenze sugli arti superiori, inferiori, si fanno dei cambi di posizione. Quindi però per quanto riguarda questa postura che ci hai detto a squadra, a quanto tempo dovremmo stare? Si può stare anche tutta l'ora così, si può stare facendo dei cambiamenti poi di posizione durante l'ora, ma si magari piegano le gambe piuttosto che... si lavora sulla parte della cervicale, insomma, se uno la vuole fare a casa, per esempio, comunque già idealmente tutti i giorni una ventina di minuti nella posizione della squadra aiuta tantissimo. E questa posizione non bisogna andare a forzare la gradazione della scala della squadra a cui si arriva, quindi aspetta. Cioè, una cosa in 90 gradi da evitare, quindi le gambe di solito si sta un po' più lontani. Quindi non sono proprio 90 gradi proprio geometrici. Ti volevo chiedere, quindi, facendo usando questa tecnica della squadra, qual è l'impatto psicologico che andiamo ad ottenere o che andiamo a stimolare, secondo te? È ovvio che l'operatore deve essere, diciamo, deve portare... Il paziente ha tutta una serie di step intermedi per poterlo alleggerire, quindi si lavora tanto sull'alleggerimento delle tensioni e questo è uno degli obiettivi, perché poi nella stragrande maggioranza dei casi, vivendo comunque una vita più o meno per tutti molto frenetica, molto stressante, quello che serve anche banalmente allentare queste tensioni. Cioè, sembra veramente molto intuitiva questa cosa, però in realtà poi stare a terra in silenzio per 40 minuti e respirare, poi questo è un altro tasto da toccare, sì, e liberare la mente. Certo, non è... Lo dice qualcuno che conosco. Okay. Beh, se poi mentre fate la squadra per quei 20 minuti vi ascoltate anche un podcast di Liberamente, lì avete veramente otterrete il massimo risultato. No, beh, sì. Allora, quello che voglio chiederti, Daniela, sarebbe veramente infinito, no? Ti volevo chiedere in realtà se esistono delle posizioni di crescita personale, no? Dei modi di anche, no, poter accorgersi di come il nostro corpo si sta posizionando e intervenendo in maniera intenzionale possiamo lavorare proprio su un senso immediato, no, psicologico. Penso per esempio alla power position, non so se magari si chiama così, alcuni la chiamano così, altri in altro modo, ma sostanzialmente, no, è la posizione per esempio a gambe aperte o quantomeno a linea alle spalle. Esistono queste posizioni di crescita personale e qual è la tua preferita, se ne hai una? Allora, posizioni di crescita personale, diciamo molto una macro area questa. Io credo che questo sia direttamente proporzionato a quanto si sta lavorando sulla propria autostima, quindi questo è un discorso gigantesco ed è direttamente proporzionato, nel senso che più si ha la consapevolezza di sé, più si è lavorato sull'autostima e in automatico il corpo ti segue, il corpo segue la mente. Mm-hmm. Una delle prime, sai, le frasi mantra che ti rimangono impresse tante volte nella vita, quando ho iniziato a studiare posturologia, era la mente è tutto. Mm-hmm. Cioè, non ci focalizziamo solo sul corpo, sì, ok, stiamo studiando le problematiche strutturali, posturali, eccetera, eccetera, però la mente è tutto. Quindi... ritornando alla tua domanda, diciamo che associerei una delle posizioni più da mantenere più a lungo è sicuramente l'assetto posturale equilibrato. Quindi se noi ci guardiamo allo specchio e ci cominciamo a guardare allo specchio tutti i giorni, percepiremo che non siamo tanto equilibrati dal punto di vista dell'assetto posturale, e già da lì puoi cominciare a trovare la tua power position, perché noi siamo tutti diversi, però sicuramente un assetto che vada a
a trasmettere apertura. Mm-hmm. Ecco. Certo. Certo. Questo va ad influire positivamente sulla mente, e la mente poi recepisce questa cosa e va a dare dei segnali che ti fanno mantenere questa apertura. Certo. Certo, quindi si crea proprio questo circolo virtuoso tra mente e corpo. Mi piace questa cosa che dici: qualsiasi, in un certo senso, posizione può essere una power position se tiene presente il concetto di apertura. Quindi penso, per esempio, anche alle spalle, no? Sì, questo quando siamo standing, quindi quando siamo in piedi. Però, per esempio, io ne ho una preferita che mi fa, diciamo, rilassare, ok? 360 gradi, e che però ovviamente performi quando sei a casa, non in mezzo alla gente. Okay, ma meglio. Mi metto sempre con le mani dietro la nuca, sdraiata a terra o anche a letto, e con le gambe a rana. E questa è la rana di McKenzie, è un'altra posizione posturale che poi si è inventato un altro posturologo famosissimo, ovviamente uno dei padri. E la rana di McKenzie mi fa, ecco, mi dà quella sensazione di sicurezza, come ti posso dire, cioè proprio mi sento proprio quel momento totalmente equilibrata con me stessa, in equilibrio con me stessa, col corpo e la mente, come se proprio posso affrontare qualsiasi tipo di pensiero negativo. Perché poi, ecco, ci sono dei momenti in cui noi magari abbiamo tutta una serie di, uno stream of consciousness, diceva Joyce, una serie di pensieri che vanno da soli, però se stiamo in una posizione a livello posturale errata, questi pensieri diventano un groviglio. Certo. E invece magari ci mettiamo a riflettere in una posizione che a noi piace o che ci fa sentire bene, e secondo me aiuta tanto a far defluire positivamente questi pensieri negativi. Allora, vorrei dedicare gli ultimi minuti che abbiamo a disposizione in questo spazio, perché poi ci trasferiremo fra poco anche nel privé, Daniela, per parlare di respirazione, visto che l'hai citata prima, ed è estremamente importante e centrale, no? In tutto quello che ha a che fare con la mente e corpo. Allora ti volevo chiedere, c'è una tipologia di respirazione più indicata, particolarmente indicata per lavorare sulla nostra postura? Io conosco per esempio la respirazione diaframmatica. Ti volevo chiedere innanzitutto che cos'è il diaframma, in un certo modo, proprio dal punto di vista anche proprio fisico, che cos'è il diaframma e qual è il suo ruolo? Beh, il ruolo del diaframma lo cominci a capire quando cominci a respirare col diaframma, cosa che non è così intuitiva, non è così semplice da applicare, perché in realtà poi, ecco, spesso si sente parlare del diaframma associato alla musica, quindi al canto, quindi in realtà non viene molto usato il diaframma. Invece nella posturologia, nelle sedute di rieducazione, si usa portare il paziente a capire che cosa sta facendo questo diaframma, perché il diaframma è essenziale nella respirazione. Noi respiriamo col diaframma, però poi, a seconda di quanto lo usiamo il diaframma, ci sono vari livelli di respirazione. Diciamo che già saperlo usare e sapere che c'è, già questo è un primo step di arrivo di respirazione. E quello che fa il diaframma è che, se non viene usato alle sue potenzialità, diciamo così, ti crea un blocco interiore e va a chiudere tutta quella muscolatura che è, diciamo, afferente al diaframma, che lo fa lavorare. Quindi nella parte, diciamo, anteriore, posteriore, ci sono tutti i muscoletti associati al diaframma che, se si intorpidiscono, diciamo così, aggiungono tensioni a tutte le altre catene muscolari. Quindi, insomma, una delle prime cose che si fa è lo sblocco del diaframma. Oh. Questo sconosciuto. Esatto, questo sconosciuto. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, visto che è così importante il diaframma nella nostra respirazione, cioè come si impara da zero a usare il diaframma nella nostra respirazione? Cioè, fai conto che in questo momento io non sto respirando, non sono abituato a respirare con il mio diaframma.
che consigli mi daresti per iniziare a usarlo consapevolmente? E allora io saluto tutte le persone che sono state qui insieme con noi in questo momento. Io vi ricordo che questo è il podcast Liberamente e questo podcast è realizzato non solo da me ma da anche tutte le persone che sono iscritte all'interno del canale Telegram. Potete iscrivervi gratuitamente al canale Telegram scrivendo a me il messaggio "sono una mente libera" su Telegram, oppure diventare anche voi finanziatori. Insomma, questo podcast si poggia sulle spalle non soltanto mie ma di tante altre persone che hanno scelto di sostenere anche economicamente con un piccolo apporto mensile tutto questo valore che viene condiviso anche stamattina da Daniela. Trovate ovviamente i link tutti quanti in descrizione. Io vi do un grande abbraccio e alla prossima volta. Ciao Daniela. Presto. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nero.